Alla presenza anche del questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella, anche lei appassionata di jazz, si è chiusa a suon di musica e di bella musica il miniciclo degli stupendi concerti sul piazzale del Fosso che hanno animato questa prima quindicina di agosto a Barga. Dopo Pascoli e Opera Barga, il 12 agosto è stata la volta del Barga Jazz Festival, che ha schierato l'artiglieria pesante, proponendo il bellissimo concerto con protagonista il trombettista Fabrizio Bosso, che ha presentato il progetto We Fall, il nuovo lavoro del suo quartetto, composto anche da Julian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza, Nicola Angelucci. La tromba di Bosso, ma in generale le prove di tutti gli artisti sul palco, hanno convinto ed incantato il pubblico di appassionati presenti. Nell'occasione la sindaca Caterina Campani ha salutato l'avvio dell'edizione 2021 del festival, che entrerà nel vivo dal 18 agosto prossimo. Ad illustrare il programma è il direttore artistico Alessandro Rizzardi. Dunque, così, con una serata da incorniciare, il Barga Jazz Festival ha presentato il suo biglietto da visita e il suo primo delizioso assaggio per quello che verrà. Tra i primi eventi alle porte, un'altra anteprima gustosa. Alle Cave Medice del Diaspro di Barga, domenica 15 agosto, il concerto denominato In Scepe. Ad esibirsi il Fat Fingers Sax Quartet di Rossano Emilia, Alessandro Rizzardi, Lorenzo Telloli e Moraldo Barcheschi. Villa Mooring ospiterà invece buona parte degli eventi in programma. Si comincia il 18 agosto con una serata da non perdere, un sentito omaggio a Marco Tamburini, il grande trombettista prematuramente scomparso. A ricordarle in musica un gruppo di 10 elementi, amici e colleghi di Tamburini, diretti dal trombonista Roberto Rossi.